questa mattina era sicuramente Mahler, ma questo adesso non vi saprei dire. Che noi leghisti, quando non siamo a Pontida e quindi non possiamo sfidarci in gare di rutti, che è la nostra attività preferita, è quella attraverso la quale, come ben sapete, selezioniamo la nostra classe dirigente, e ci abbandoniamo ad attività più triviali. Per esempio, normalmente il senatore Candiani mi mette sotto il naso un catalogo di aste e mi fa, dice, questo chi l'ha fatto? Capito? E ogni tanto ci azzecco, diciamo, la mia mamma, non sapendo che, diciamo così, sarei diventato un leghista, e quindi diciamo che il controllo del diaframma sarebbe stato più importante ai fini della mia carriera all'interno del partito che non l'acquisizione di certi contenuti culturali, quando ero bambino mi portava nei musei, e quindi capita che, insomma, da una cinquantina d'anni a questa parte so distinguere, diciamo, Giotto da Kandinsky, ecco, mettiamola così, ma forse anche da Duccio, ma forse anche da... Per non parlare di quando io, che sono un perfido, chiedo al perfido collega Borghi di individuare chi sia l'autore di un brano musicale, insomma, vabbè, è sempre così, i maschietti sono agonistici per temperamento, quindi si sfidano, e quando non c'è il pratone, non c'è la birra e non ci può essere il rutto, ci sfidiamo in altri campi. Ho rivisto il mio intervento questa mattina all'aria che tira e mi sono detestato da solo, ma quanto posso essere odioso quando mi fanno perdere tempo, però... con l'occasione prima, poi dopo essere stato, diciamo, 24 minuti fermo a intirizzirmi, a ibernarmi, diciamo, poi sono salito in ufficio e mi sono ricordato dell'unico episodio in cui ho veramente sclerato in Senato. Voi non c'eravate, non ci potevate essere, era in commissione, ed era a dicembre, durante uno degli interminabili litigi di questa maggioranza, che ci aveva convocato per un ufficio di presidenza, se non sbaglio, qualcosa di simile, alle 12. Che io, diciamo, di solito alle 12 corro sotto al ristorante, ristabilisco, diciamo, la mia glicemia, e poi affronto di slancio il pomeriggio fino alle 7. Per cortesia istituzionale avevo aspettato che questi qui si mettessero d'accordo e venissero a dirci che volevano fare. Insomma, alle 14 eravamo ancora lì e si materializzano gli orrendi panini secchi. Vabbè, lasciamo perdere, va. Non vi dico come mi sono comportato. Voglio dire, volete litigare? Litigate, ma perché ci devo andare di mezzo io? Mi faccio un panino all'ora mia, come lo decido io, e si continua a lavorare, no? Vai. Il rispetto degli altri. Quindi, tornando al discorso che facevo oggi in trasmissione, capite bene che questi che non si mettevano d'accordo in quattro, come potranno mettersi d'accordo in sei o in sette? Questi che sono fatti, per la loro parte più grande, da un partito da cui noi ci siamo separati perché, diciamo così, sapeva articolare un solo monosillabo, che era no. Come possiamo pensare che facciano le cose ora che arriviamo noi e insieme con noi in un contesto che è ancora più insidioso di quello che poteva essere un anno e mezzo fa? Perché attenzione, qua, diciamo, il recovery plan preso sul serio impone di fare delle scelte i cui termini stanno al Movimento 5 Stelle come l'aglio sta ai vampiri, tanto per essere chiari. Io mi rendo conto, cioè, qui ci sono alcuni equivoci di fondo, in particolare sul tema della sostenibilità. Non è il mio campo, non sono un ingegnere, sono anche abbastanza insopportabile, quindi insostenibile di per me, ma è
palesemente ovvio che per la maggior parte, per esempio, dei colleghi a 5 Stelle, non so, l'auto elettrica è pulita o ciò che è elettrico è pulito perché non vedono uscire del fumo dalle prese della corrente a casa loro, così come non vedono uscire del fumo da un'auto elettrica che cammina per strada. Ma c'è un piccolo problema, che è questo, che il problema del fumo e tanti altri problemi, quindi il problema della anidride carbonica, che oggi tutti chiamano carbonio, non so perché, ma insomma, vabbè, comunque chiamiamolo carbonio anche noi, non lo so, chiamiamolo carbone direttamente, quello che ti porta la Befana, perché secondo me loro pensano a quella roba lì, sei stato cattivo e la Befana ti porta l'anidride carbonica. Con l'elettrico, con la trazione elettrica, il problema del carbone della Befana non è risolto, è solo spostato. Da dove? Da dove lo vedi a dove non lo vedi, cioè dal luogo in cui l'energia elettrica viene consumata a quello in cui viene prodotta. D'accordo? Ci siamo fino a qui? Ma secondo me, per come vi conosco, ma anche senza conoscervi, penso che voi ci siate arrivati. I colleghi a 5 Stelle, no! Drammaticamente no! E allora, posto che il carbonio, il carbone della Befana, l'anidride carbonica, la combustione sia il problema, forse la soluzione la devi trovare più che nel non bruciare sotto i tuoi occhi, nel bruciare qualcos'altro. Per esempio l'idrogeno, che quando brucia, cioè quando si unisce all'ossigeno, produce un'altra cosa, che non vi dico cos'è, perché tanto se lo sapete, insomma, quello che bevete, diciamo, è acqua. Allora, guardate, veramente, cioè, insomma, adesso diciamo, noi in che condizione stiamo? Noi siamo in questa condizione. I tedeschi spingevano sul diesel, d'accordo? Hanno infastidito gli Stati Uniti con la protervia con la quale, hanno promosso le loro esportazioni approfittando dell'euro, che per loro è un marco debole. Casualmente, quando rompi le scatole a qualcuno, sono casualmente emersi una serie di scandali. Casualmente ci siamo accorti quindi che il diesel, inquina, ma poi inquina. Io sto su un diesel adesso, se vi dovessi dire che mi sento in colpa, direi una bugia, perché è un motore Euro 6, quindi insomma ha emissioni più contenute di quelle di una centrale elettrica a carbone, fondamentalmente. E gli scandali che conoscete, il Dieselgate, eccetera, eccetera, la Germania pullula di scandali, peraltro, lasciamo perdere che i nostri, diciamo, operatori informativi non ce li raccontano, ma lì certo non mancano. Lo scandalo ha drasticamente, diciamo, azzerato, diciamo, la domanda di tutta una serie di veicoli, e adesso questi devono riconvertirsi a qualcosa, e questo qualcosa secondo loro è, per esempio, l'elettrico. Ma l'elettrico di che cosa necessita? Necessita di batterie. Ma le batterie come sono fatte? Ve lo siete andati a studiare? Sì, sicuramente molti di voi sì. Sapete quali materie prime sono necessarie? Vi ha raccontato qualcuno quanto durano queste batterie? Ci ha raccontato qualcuno come verranno smaltite queste batterie? Che vogliamo fare il bis in idem di quando siamo partiti col nucleare, salvo poi accorgerci che c'erano le scorie con tutti i problemi che questo crea all'interno di una comunicazione del tutto farlocca. Perché, insomma, bisogna pensare al prima e bisogna pensare al dopo. Lo stesso vale per l'elettrico, che non va demonizzato, ma va gestito. E in questo caso, sapete che io sono molto affezionato al XX secolo in cui sono nato. Oggi ho incontrato per strada una signora homeless, come dicono quelli fighi, e abbiamo parlato un po'. E mi diceva, dice che torna la Prima Repubblica. E io le ho detto, ma lei è preoccupata? Dice, no, quando c'era la Prima Repubblica io avevo casa di proprietà e avevo un lavoro. Dico, ah, ecco.
Vabbè, adesso non mi ricordo neanche più perché vi ho detto, perché vi ho detto questo. Stavo parlando della simpatica, diciamo, Fisima dei nostri colleghi a 5 Stelle che, diciamo così, spostando il problema, allontanandolo dagli occhi, no? Allontanandolo dagli occhi, il problema scompare. È un modo puerile, infantile di gestire. Ma noi possiamo affidarci a persone, cioè, posto che il recovery plan sia quell'occasione unica e irripetibile, queste scemenze che vi dicono, no? Oggi parlavo col collega Siri, diceva, ma 200 miliardi con 10 aste di BTP Italia fatte bene, li tiriamo su, quindi che senso ha sta roba qua? Vabbè, non entro in questo tema. Posto che sia un'occasione unica e irripetibile, la possiamo lasciare in mano a dei bambini? Detto con affetto, sinite parvulos venire ad me, ma per esempio tutto il tema dell'idrogeno e della sua produzione, cioè l'idea che adesso, che cosa dobbiamo fare, l'idrogeno deve, che per essere prodotto richiede ovviamente energia, perché non è che ti puoi inventare granché per produrre l'idrogeno, che poi significa semplicemente per separarlo dalle altre, dagli altri elementi cui naturalmente si combina, per separarlo, per strapparlo dalle molecole in cui è imprigionato, occorre ovviamente energia. Questa energia tipicamente nei processi produttivi è energia elettrica. Questa energia elettrica a sua volta può essere prodotta in tanti modi, come col carbone, col gas o con le rinnovabili. Allora tu puoi fare un grande parco eolico, usi quell'energia elettrica per separare l'idrogeno, non so se addirittura lo separano dall'acqua, questo non lo so, però devo studiare onestamente. Quello si chiama idrogeno verde. Oppure per produrre energia elettrica usi il metano, un gas, quello si chiama idrogeno blu. Oppure usi il carbone, il petrolio, un'altra roba di quel tipo, e quello invece è idrogeno marrone, nero, non mi ricordo neanche più come lo chiamano. I nostri simpatici amici desiderano che tutto l'idrogeno sia verde, il che significa azzoppare sostanzialmente la transizione verso l'idrogeno in questo momento. Ex multis, naturalmente, no? Questa è solo una delle cose. Le infrastrutture non si possono fare perché inquinano col K. L'idrogeno alla fine non si fa perché deve essere verde, e quindi alla fine non si fa. Siamo nel Mediterraneo, diciamo, seduti su immensi giacimenti di gas, abbiamo possibilità di cooperare con altri paesi, di approfittare di questa risorsa naturale che nella transizione verso l'integrale uso delle rinnovabili sarebbe opportuno prendere in considerazione. Non si può fare, cioè, cerchiamo di capirci, ma voi quando dite fate qualcosa, mandateli via, o quando dite fate qualcosa, andate al governo, cioè, capite di cosa state parlando? Cioè, questa è una cosa che a me interessa. Per esempio, oggi al bar sotto al Senato ci sono dei simpatici baristi e io ho posto proprio così la domanda, dico, ma scusate, ma visto che loro, diciamo, non voglio indicare le loro preferenze politiche perché non è interessante, poi perché magari, diciamo, di questi tempi, diciamo, la delazione e la rappresaglia sono diventati la nuova cifra stilistica degli eleganti intellettuali, raffinati intellettuali progressisti, posto che naturalmente l'oblio non è nei nostri programmi politici. Ma dico, voi non siete contenti, ma se andassimo a votare, perché mi dicono quelli bravi che voi non vorreste votare. E effettivamente è il risultato che uno a votare non ci voleva andare. Allora, a domanda, oh, guardate, non è che sto sponsorizzando l'ipotesi voto, sto ragionando in astratto, poi dopo quello che sarà non lo decidiamo noi, non lo decido io, né in Italia né dentro la Lega, lo decide il segretario, lo decidono i fatti, sto solo analizzando gli scenari, no?
quello che non ci voleva andare aveva una caratteristica che non è rara, non c'era mai andato. E certo che chi non ha mai andato a votare verosimilmente non vuole andarci neanche questa volta. Poi lascia perdere che si dovrebbe fare il discorso moralista: ah, hai lasciato decidere gli altri per te, allora vedi, adesso non puoi lamentarti. Ma infatti lui non si lamentava, voleva solo sapere se prima o poi ritornerà a zona gialla per poter avere qualche cliente dentro al suo bar. Allora, però, io vorrei tornare sul discorso che sviluppavo questa mattina, ho sviluppato in televisione, risviluppo questa sera, e cerco di farlo in modo stringato, senza troppe digressioni, perché fra un po' devo parcheggiarmi. Ci avete chiesto di mandarli via. Benissimo. Per mandarli via, noi eravamo all'opposizione, dovevamo solo essere compatti e aspettare che si sgretolassero, cosa che sarebbe successa, ed è successa. Ora c'è la crisi, noi restiamo compatti. A questo punto però non potete chiederci di andare a sostenerli, perché altrimenti non avreste dovuto chiederci prima di mandarli via. Io lo dico per voi, non lo dico per me, a me sta bene tutto. Diciamo, io obbedisco al mio segretario, sono un soldato. Però sul serio, non come quelli che dicono sono soldato, poi dopo no, però c'ho da fare, devo tornare... si è fatta una certa, no? Ho sempre stato abbastanza soldato. E io dico per voi, perché vorrei mantenere un rapporto, diciamo, quel rapporto affettuoso che, anche di confronto, magari anche aspro, però basato su un sentimento che ci lega, che mi lega perlomeno a molti di voi, a quelli che conosco. Cioè, non mi potete chiedere bianco e nero insieme, vi prego, cioè, altrimenti mi mandate in confusione. Allora, se l'obiettivo è mandarli via, la strada sapete qual è, e non è sostenerli. Visto che ci avete chiesto, non so, di darci fuoco in aula, di fare le pallette di carta con gli emendamenti e di tirargliele, qualsiasi cosa inutile, qualsiasi cosa cretina potesse venire in mente a, diciamo, a una persona particolarmente fantasiosa, ce l'avete chiesta, ci avete chiesto di farla, mentre noi stavamo facendo l'unica cosa che non solo in Parlamento e in politica, ma tutto sommato, come ci insegna sempre il buon Barbero, anche in guerra, ti porta alla vittoria: stare saldo quando ti sparano addosso. E non è che noi, diciamo, si facciano mancare le occasioni di spararci addosso, fra media, eccetera, eccetera, e altri corpi sociali e politici dello Stato. Quindi, insomma, non lo so, poi guardate, io guardo già dopo, tanto prima o poi a votare ci si andrà, quindi non è che mi straccio le vesti se non ci si va ora, però questa è una mia posizione personale, non è una mia posizione politica. Quello che veramente mi preoccupa, è che il livello del dibattito politico si è imbarbarito, ha raggiunto una grado di tensione tale per cui ormai non si concepisce la politica se non come annientamento dell'avversario, no? Poi i piddini, che sono quelli che diciamo fanno del loro vessillo l'antisalvinismo, come prima avevano fatto il loro vessillo dell'antiberlusconismo, cioè della demonizzazione dell'avversario, e quindi avevano fatto collassare il loro programma politico su un unico punto: l'annientamento fisico di quello che loro ritenevano essere il male assoluto, o additavano ai loro elettori come male assoluto, e che una volta era Berlusconi e che oggi è Salvini, no? Ecco, quelli lì, quando vanno nei talk show, dicono, fanno i fighi dicendo no, ma non si può dire nemico, bisogna dire avversario. Ma cazzo, mi vuoi eliminare fisicamente e ti devo chiamare avversario? Mi vuoi togliere qualsiasi spazio di agibilità politica? Vuoi tirare giù i miei social? Vuoi impedirmi di rivolgermi ai miei elettori? Vuoi negarmi l'accesso ai media? Se non dopo avermi fatto, diciamo, debitamente intirizzire, eccetera eccetera, e poi te devo anche chiamare avversario. Ma avversario cosa? Chiamiamo le cose col loro nome, facciamola questa operazione di verità. Ecco, e a me questo preoccupa, perché che si vada a votare, che ne so, a giugno, dopo un Conte Ter
o a luglio dopo un'unità nazionale, o a, che vi posso dire, quello che è, aprile dopo il Ciampolillo Quater, chi se ne frega. Il vero problema è che cosa si fa dopo, che cosa si fa, o anche che non si vada a votare e si crei il governo di unità o di divisione nazionale, questo insomma, cioè, è un problema serio. Le cose sono andate, secondo me, ve lo dico con grande tristezza, sono andate troppo in là. Ormai si è perso il senso del costruire, dell'avere un progetto, dell'avere una visione che non sia uccidere l'altro, ucciderlo dialetticamente, ucciderlo politicamente, ucciderlo mediaticamente, e poi alla fine, perché no? Se questo non funziona, magari anche fisicamente. Questo è il mondo che il progressismo ci ha regalato. Il progressismo e i suoi simpatici utili idioti. E qui questo è un problema culturale. Riflettevo ieri col gioviale perfido collega Borghi sul fatto che tutto sommato all'inizio dell'esperienza del governo del cambiamento, quando ancora non erano emerse le criticità ovvie, cioè la cattura, diciamo, del 5 Stelle da parte delle elite europeiste, tutto sommato sarà stata la luna di miele, sarà stato, si viveva un clima che, diciamo così, aveva una certa, diciamo, apriva alla speranza di costruire. Io mi ricordo che quando facemmo il decreto dignità, me lo ricordo come se fosse ieri, l'opposizione faceva ostruzionismo. L'opposizione a quel tempo ne avevamo due, era opposizione in utroque, c'era quella di destra e quella di sinistra. Naturalmente noi eravamo di più, eravamo in commissione congiunta sesta e undicesima, finanze e lavoro, io ero il più anziano, presiedevo io al posto della collega Nunzia Catalfo, e per, diciamo così, mandare le cose in lungo, ogni tanto chiedevano la verifica dei voti, cioè chiedevano al segretario di contare le mani alzate. E naturalmente, essendo due commissioni, cioè lo squilibrio era, non so, 32 a 24, cioè roba di questo tipo. Quindi a un certo punto io, diciamo così, forse un po' infastidito, no? Cominciai a far notare sistematicamente che noi eravamo di più, forse anche in un modo un po' strafottente, perché a un certo punto, voglio dire, insomma, uno può essere tanto buono e caro. E mi ricordo che il collega Floris di Forza Italia, quindi all'opposizione, mi fece notare con grande dignità e con grande, ma insomma, alla fine, senso dell'opportunità. Cioè lui lo disse per me, non lo disse per sé. Mi fece notare questa cosa. Dice: io sono già stato in Parlamento, non ho mai visto però una maggioranza dileggiare l'opposizione, perché l'opposizione era in numero inferiore. E allora io mi scusai, perché era giusto quello che lui diceva, e accolsi questa lezione di rispetto. Ecco, quello che manca, questa roba qui manca. Non c'è più, cioè in 3 anni si è sbriciolata. Non nel senso che io non li rispetti più, io continuo a rispettarli. Adesso sono in opposizione io, non ci vivo particolarmente male. È una fase in cui si lavora comunque, si cerca comunque di mandare avanti le cose, facendo un lavoro diverso da quello che si fa in maggioranza, ma comunque si mandano avanti le cose. Ma io vedo che il clima si è troppo avvelenato. E il motivo per cui il clima si è avvelenato è evidente, e quindi non devo dirvi qual è. Ve l'ho detto un paio di dirette fa, facendovi notare a quale ideale geografico, a quale espressione geografica si raccomandano quei rifugiati politici che stanno così scappando senza essere in numero sufficiente per sovvertire effettivamente gli equilibri politici attuali, da partiti, gruppi misti, eccetera, eccetera. Lo fanno in nome dell'Europa, che
che resta a questo punto, fra le varie cose, anche il più evidente e fetente, per fare rima, elemento di inquinamento del nostro dibattito. Noi ormai non riflettiamo più, nessuno di noi riflette più su che cosa sia necessario fare per il nostro paese. L'unica cosa che facciamo è, guidati dal garante dell'unità europea, cercare di capire che cosa si può fare per mantenere questa unità europea, che, per carità di Dio, nessuno mette in dubbio, però prima caritas incipit abego. E quindi vi immaginate che con un clima politico avvelenato perché inquinato da questo tipo di meccanismo, e con un dissidio ideologico così radicale fra la cultura della decrescita e del non fare e la cultura della crescita e del fare, non entro poi nel tema antipolitica, perché abbiamo visto che anche il PD è antipolitico nel momento in cui usa la dittatura dello scienziato come metodo per la risoluzione autoritaria dei confronti politici, no? Dimentico del tempo in cui uno scienziato era San Roberto Bellarmino, ma lo stesso Tolomeo al suo tempo è stato uno scienziato, insomma, per certi versi, insomma, non me ne fate nominare altri, se no poi parte la polemica. Esperimenti se ne sono sempre fatti. Compatta nell'antipolitica, l'antipolitica rispettabile della scienza che non si discute, si ama, come la Roma, e l'antipolitica un po' più becera e verace dei 5 Stelle, del vaffanculo, però compatti nella loro volontà di soffocare il dibattito in un modo più o meno subdolo, ma comunque di soffocarlo. Loro sono però divisi su tutto. E voi mi volete dire che questa è una questione di numeri? E voi mi volete dire che se arrivano a 161 vanno avanti? Per quanto? Quindi, come dire, purtroppo sono molto preoccupato, perché appunto, indipendentemente dall'andare avanti, non andare avanti, si vota, non si vota, si fa il governo di centrodestra, si fa il governo di unità nazionale, si fa... Qui, diciamo, io vedo un dibattito politico che non mi piace, dove cerco di portare ragionevolezza, perché ce n'è tanta, perché poi sono le dinamiche di gruppo che determinano queste aggressività in consulte, presi uno per uno, siamo tutti delle brave persone, però poi dopo la dinamica, anche all'interno della squadra, le dinamiche umane sono difficili da gestire, figurati fra squadre. Vabbè, in ogni caso non so quanto quello che vi ho detto vi possa essere stato utile, ma ci tenevo a condividere con voi questa simpatica sfaccettatura del problema, e anche a ricordarvi che c'è sempre da imparare dagli avversari, se non li si considera nemici, cioè se non li si demonizza contando sul manganello dei media e sul manganello delle autorità europee, ma ci si dialoga per cercare di riflettere insieme su quale futuro si vuole dare a questo paese, cosa che secondo me in Parlamento un 10% delle persone capisce e cui vorrebbe partecipare. E questo 10%, se decide di riflettere, di confrontarsi, può fare la differenza e può restituire speranza al paese. Vabbè, ma di questo parleremo quando sarà successo. Per il momento non è ancora successo.